Siete un bel colpo d'occhio. Credo proprio che sia confortante per vecchi psicologi vedere giovani così interessati a queste tematiche. Ma è proprio pensando ai giovani psicologi che vorrei iniziare questo mio contributo, chiamiamolo come vogliamo. Me lo mangio. Sempre più spesso nella stesura dei resoconti, come nel censimento delle attività svolte dai giovani psicologi, emerge un nuovo lavoro psicologico e psicoterapeutico che differisce di molto dalla rappresentazione mitica delle psicoterapie tradizionali, psicoanalitica o cognitivista o relazionale. Gli psicologi, specie quelli più giovani, scrivono molti resoconti di ciò che fanno entro assetti di lavoro che appaiono ai più come mal pagati, poco prestigiosi, apparentemente poco utili per l'utenza e per la formazione clinica degli psicologi stessi. Io penso che non ci sia nulla di più falso. Nulla di più falso, evidentemente, circa la scarsa utilità di tali lavori. Nulla di più falso se si considera la profonda valenza formativa assunta dal riflettere tramite il resoconto sul lavoro stesso, al fine della formazione che questi psicologi giovani possono trarre dalla loro esperienza. Il vero problema, a mio modo di vedere, sta nel fatto che impieghiamo pochissimo tempo per dare senso a lavori che appaiono, se approfonditi, molto interessanti e coinvolgenti proprio sotto il profilo della psicologia clinica e della psicoterapia. Si tratta di lavori che non hanno una letteratura alle loro spalle, è raro trovare contributi ove venga proposta una riflessione scientifica che li approfondisca. Si tratta anche di lavori storicamente recenti che sembrano la risultante di modelli culturali propri della contemporaneità. I nuovi lavori hanno, a mio modo di vedere, alcune caratteristiche comuni. Si tratta di interventi realizzati con persone che il più delle volte non hanno chiesto direttamente un'assistenza, una terapia, un intervento. Il committente può essere il più vario: magistrati, genitori o familiari, insegnanti, servizi sociali, servizi psichiatrici, servizi sociosanitari, cooperative, eccetera. Guardate, questo è un punto molto importante, perché noi abbiamo organizzato una formazione psicologica tendenzialmente organizzata e finalizzata alla psicoterapia, dove per definizione nella psicoterapia è il paziente con 5Z magari che chiede la psicoterapia, che è il committente del lavoro psicologico clinico. E noi ci formiamo continuando a pensare di avere a che fare con persone che fanno i committenti del nostro lavoro clinico. Dopodiché, immediatamente nell'ingresso della professione, ci troviamo a lavorare con contesti dove questo tipo di committenza non c'è, dove il committente è il magistrato. Togliamogli i bambini a quella signora così cattiva. Dove il committente sono i servizi sociali, la psichiatria, dammi un occhio a questa persona. Accompagniamo quest'altra, tra un po' presenterò, spero, un caso clinico eloquente da questo punto di vista. Allora, che succede se il committente non è la persona con la quale noi lavoriamo? Credo che un interrogativo a questo livello sia molto interessante. Non si può più far finta di niente e continuare come se si trattasse sempre di lavori dove il committente è la persona con la quale noi interloquiamo direttamente.
l'operatore che interviene, e questo è un altro punto dolente, non ricopre formalmente un ruolo psicologico. L'intervento può essere svolto assieme a persone caratterizzate dalla più varia formazione. Prima una collega parlava di contaminazione, qui le contaminazioni sono anche pesanti da certi punti di vista. Si può lavorare intercambiabilmente con educatori, assistenti sociali, operatori del volontariato, così come altri psicologi. L'intervento può avvantaggiarsi di una funzione psicologica, ma questo non è atteso dalla committenza. Spesso la committenza si aspetta solo di impegnare qualcuno che si occupi della persona problematica, designata non tanto dalla sistematicità del problema, quanto dalla sistematicità della diagnosi. In altri termini, all'operatore si chiede il più delle volte di prestare assistenza. Questa è una parola ambigua sulla quale sarà utile riflettere anche profondamente. Spesso nel nuovo lavoro lo psicologo ha a che fare con una persona diagnosticata. Diagnosi che spazia dall'autismo alla disabilità, dalle malattie mentali ai disturbi neurologici o psichici dell'età anziana, dalle tossicodipendenze alle difficoltà di adattamento sociale ai deficit di genitorialità. Interessante notare che, salvo rare eccezioni, non viene posta alcuna relazione tra diagnosi e intervento. Si parla spesso di riabilitazione senza che sia in alcun modo previsto un processo controllato dell'iter riabilitativo. Il dato generale è che questi interventi hanno a che fare con singole persone. Ad esempio, il disabile a scuola, il tossicodipendente senza fissa dimora nelle stanze di assistenza comunale, lo studente da aiutare nei compiti, il giovane da seguire con l'assetto del compagno adulto, il bambino autistico da impegnare in attività le più varie con gli obiettivi più diversi, i genitori da controllare nelle loro competenze genitoriali. La competenza psicologica nella quasi totalità di queste situazioni di intervento consente di trasformare l'intervento stesso, spostandolo dalla singola persona alle relazioni che caratterizzano l'esperienza entro la quale si lavora. Serve quindi una teoria della tecnica che sia capace di capire e interpretare la relazione e che consenta la facilitazione al cambiamento della relazione stessa. Cambio per un attimo tema. Quando formuliamo ipotesi circa i disturbi delle persone che incontriamo nel lavoro clinico, quali criteri siamo soliti utilizzare? In altri termini, con quali categorie pensiamo alle persone che si rivolgono allo psicologo clinico o allo psicoterapista? Qui mi viene in mente, ed è veramente comica, mi viene in mente un documento della Società Psicoanalitica Italiana, posso parlarne anche criticamente perché ci appartengo, ahimè, che per definire quali sono i pazienti degli psicoanalisti in una ricerca del 2004 e in una del 2015 utilizza come categorie categorizzanti le persone che fanno psicoanalisi con gli psicoanalisti: disturbi dell'umore, episodi stressanti nella vita, cioè categorie del DSM, quinto, sesto, dodicesimo. Capite la gravità? Per definire chi lavora con lo psicoanalista si utilizzano categorie criteriali che appartengono alla psichiatria vetero, cioè a una psichiatria che ha definito le persone indipendentemente dall'eziologia e dalla patogenesi. Per cui noi recuperiamo nel 2015, nel 2016, non sono disorientato nel tempo e nello spazio, altri problemi li ho, ma so che siamo, però quella ricerca è del 2015, utilizziamo categorie del DSM.
senza che esista nessuna relazione competente e in qualche modo capace di spiegare il rapporto tra disturbi dell'umore e psicoanalisi, o tra una diversa possibile psicoanalisi nel caso dei disturbi dell'umore o nel caso degli eventi stressanti nella vita. È come dire: non abbiamo più le parole per dirlo. Marie Cardinal si sarebbe rivoltata nella tomba. Con quali modelli definiamo i problemi? Una risposta a questi interrogativi sembra per me importante per cogliere il senso dei nuovi lavori percorsi dagli psicologi clinici. Una prima categoria è data dai problemi di origine biologico-genetica. Il pensiero corre all'autismo e quindi anche a quella stretta relazione che c'è tra una certa parte della psicologia e le neuroscienze. Su questo bisognerebbe aprire un capitolo anche problematico, ma non ne abbiamo la possibilità. Però possiamo pensare anche al ritardo mentale, ai disturbi dell'apprendimento, in parte alle psicosi e alle infinite forme problematiche che la tendenza biologista delle neuroscienze sta moltiplicando. Voi sapete che ormai la diagnosi di autismo è molto, molto incrementante e molto diffusa. Comunque consolatevi, perché secondo gli Asperger ad alta funzionalità, ad alto funzionamento, anche Mozart era un autista, anche Michelangelo era un autistico, quindi siamo in buona compagnia, diciamo, da un certo punto di vista. Interessante notare che l'intervento psicologico in questi casi non concerne propriamente una cura, in quanto queste forme vengono considerate e di fatto trattate come incurabili. L'intervento consiste regolarmente in una rieducazione, o meglio in una riabilitazione. Il binomio disabilità-riabilitazione definisce la quasi totalità degli interventi di tipo cognitivo-comportamentale. Una seconda categoria di problemi ha a che vedere con ipotesi problematiche generate dalla relazione, in particolare dalle relazioni familiari e parentali. La relazione può generare disturbi. Sto parlando di teorie causali del problema. Si pensi per esempio alla madre schizofrenogenica, era di moda qualche anno fa. Si può proporre una relazione fondata sul doppio legame e alla conseguente psicotizzazione della figlia o più raramente del figlio. Si pensi alla fortezza vuota, così come se ne parla nell'otto libro di Bruno Bettelheim, o alla madre frigorifero. Abbiamo tutta una serie di ipotesi dove la problematica è generata dalla relazione. Molte sono le relazioni che, entro le varie ipotesi sociogenetiche dei disturbi di adattamento, possono essere considerate quali cause dei problemi. In tale ambito sembra esserci ancora poco da fare sul piano terapeutico. Molto si può fare per riorganizzare la relazione sociale tramite, ad esempio, tecniche specifiche volte a cambiare appunto i sistemi di relazione. Un terzo gruppo di problemi può prendere origine dalle dinamiche intrapsichiche della persona. Si tratta di ipotesi spesso ambigue, si pensi ad esempio alla teorizzazione kleiniana e alla difficile distinzione nella descrizione del processo proprio del mondo interno tra la natura interna o esterna di oggetti quali madre e seno, o alla difficile teorizzazione di processi quali identificazione proiettiva. Si pensi alla povertà psicoanalitica del mondo strutturale, ove le dinamiche tra io, esse e superio si trasformano spesso in una sorta di vicenda familiare fatta di forze, pulsioni, difese, rafforzamenti,
con un linguaggio molto spesso immaginifico. La psicopatologia derivante esclusivamente dalle dinamiche del mondo interno è spesso astorica e acontestuale. Ne consegue uno iato incolmabile, purtroppo, tra i problemi del paziente e i modelli interpretativi dello psicoanalista. Uno iato che, a mio modo di vedere, sta alla base anche della profonda crisi che attraversa la pratica della cura psicoanalitica. In sintesi, abbiamo due approcci psicoterapeutici fondati sulla diagnosi e sulle ipotesi genetiche della psicopatologia del singolo. Abbiamo poi un approccio, quello psicoanalitico, fondato sulla dinamica del mondo interno, che può essere utilizzato acriticamente per tutti, indipendentemente dai motivi che portano la persona alla psicoanalisi. La problematica trattata viene generata dalla relazione psicoanalitica e sarà trattata entro la relazione psicoanalitica, indipendentemente dalla storia personale dell'analizzando o dalla sua modalità di relazione con il contesto. Vengo a un quarto modo di guardare ai problemi trattati dagli psicologi e in particolare dagli psicologi a orientamento psicodinamico. In questo caso non si tratta di un approccio che vuole proporre ipotesi sulla eziologia genetica, intrapsichica o relazionale del disturbo. Non si tratta di un approccio diagnostico, quindi. Ricordiamoci che ogni volta che noi facciamo ipotesi genetiche di un disturbo, qualunque sia il modello che utilizziamo, stiamo facendo diagnosi. Diagnosi è la conseguenza in medicina molto chiaramente definita di una ipotesi eziopatogenetica, delle cause e della patogenesi di un disturbo. Quindi, ogni volta che noi facciamo ipotesi eziopatogenetiche o eziologiche di un disturbo, facciamo diagnosi, che spesso utilizziamo come un insulto, perché nessuno si offende se gli dice tu sei diabetico, ma se uno si sente dire tu sei autistico o tu sei psicotico, spesso tutto questo ha un significato emozionale nella relazione molto diverso da tu sei ipertenso. Si tratta di cogliere che qualsiasi sia la diagnosi attribuita a una persona vista come problematica, il luogo e non la causa del problema è la relazione. Io credo che se non capiamo questo non si andrà molto lontani con la dimensione professionale psicologica. Ad esempio, il luogo del problema di un bambino autistico non è di fatto il suo autismo, quanto la relazione tra genitori e ragazzino, tra bambino e compagni di scuola o tra bambino e insegnanti, tra famiglie del ragazzino autistico e contesto sociale, sanitario, riabilitativo. È all'interno della relazione che va proposto l'intervento, così come io cerco di proporvi. Il luogo del problema, non della diagnosi che inevitabilmente è individuale, è la relazione tra la persona e il suo contesto. Quando avviciniamo una persona, nel modello che sto utilizzando, non abbiamo un rapporto con un individuo, ma sempre con la relazione tra questo individuo e il suo contesto. La relazione che la persona instaura con noi è strettamente connessa alla dinamica collusiva che la stessa persona esperisce entro i suoi contesti, quello familiare, lavorativo, scolastico, amicale, istituzionale. Questa è la fondamentale differenza tra diagnosi e problema. La diagnosi definisce nella scia del modello medico la psicopatologia di un singolo individuo. Il problema definisce la modalità della relazione tra l'individuo, il gruppo sociale o l'organizzazione e il loro contesto.
La diagnosi è una sorta di vicolo cieco quando concerne, per quanto concerne ciò che la persona porta nella relazione con noi. Il problema di contro parla della relazione con il contesto così come viene riprodotto entro la relazione con noi. Qui volevo citare brevemente una vecchia vicenda della psicologia generale. Forse molti di voi ne hanno anche sentito parlare. È la vexata questio dei due errori che si propongono nella psicologia della Gestalt. Cito Wolfgang Köhler, che ne parlò nel suo libro Psicologia della Gestalt, datato molto lontano, 1929. Ma poi è stato ripreso, discusso, fortemente contrastato, ma rimangono questi problemi. L'errore dell'esperienza e l'errore dello stimolo. Stimulus error e experience error. L'errore dell'esperienza è un errore metodologico, dice Keller, segnalato dalla psicologia della Gestalt e consistente nell'attribuire alla configurazione dello stimolo che giunge all'organismo le stesse caratteristiche proprie dell'esperienza sensoriale. Quindi si fa errore di esperienza quando si attribuiscono configurazioni dello stimolo le stesse caratteristiche dell'esperienza sensoriale e lo stimulus error è il reciproco di questo. Perché lo segnalo? Perché in questa teoria si parla di fatti, configurazione degli stimoli, conoscenza della condivisione fisica degli stimoli e di vissuti, esperienza sensoriale, esperienza riferita per esempio allo sperimentatore. In psicologia della Gestalt, se io voglio sperimentare, devo affidarmi al resoconto del soggetto. Cosa vedi? È dritto? È storto? E devo fondare la mia esperienza di ricerca sperimentale sulla base di quanto mi riferisce il soggetto. Ciò realtà, fatti e ciò vissuti. Mi ricordo le lunghe discussioni che facevamo con Herman Witkin, l'autore ormai purtroppo secondo me obsoleto della teoria della campo dipendenza, della campo indipendenza in rapporto a questo tipo di problemi. Guardate, fatti e vissuti è un'area della psicologia. C'è un'altra area della psicologia che io considero altrettanto legittima, ma che è profondamente diversa da questa, è quella che nasce con il comportamentismo. Nel comportamentismo non ci sono mai vissuti. Voi potete sentir parlare un cognitivista anche per 3 ore sull'autismo, non vi parlerà mai dei vissuti dell'autistico o dei vissuti dei genitori. Vi preparerà programmi perché l'autistico, i genitori che lavorano con il bambino autistico, pensiamo all'ABA, facciano certe cose. Guardate che la distinzione tra fatti e vissuti, da un lato, l'assenza di questa distinzione dall'altro comporta 2 tipi di psicologie completamente diverse. Ed è in questa differenziazione che si centra il discorso che vi sto proponendo. Purtroppo, molta psicologia che nasce dalla Gestalt, io quando propongo le 2 grandi origini della psicoterapia contemporanea, penso sempre al cognitivismo che nasce dal comportamentismo
via via complessificato, ma che ha alcune caratteristiche che sono proprie del fondamento stimolo-risposta. E poi penso alla psicoanalisi che nasce fondamentalmente dalla Gestalt, proprio in base alla dimensione, a parte un discorso che si può fare dal punto di vista storico su Freud, ma che nasce dalla distinzione fatti-vissuti. Se non ci fosse la distinzione fatti-vissuti, Freud non sarebbe esistito. Perché la proposta di Freud è esattamente questa. Ed è una distinzione che ha segnato l'origine del Novecento. Cioè l'origine di un secolo che ha destrutturato le credenze solide di un illuminismo forte. Pensate nella musica, pensate alla dodecafonia, pensate alla fisica, allo stravolgimento dei concetti fondamentali sui quali noi poggiavamo il nostro stare al mondo. Pensate alla pittura, le Damoiselles d'Avignon, che poi erano le prostitute di Avignone, a quella proposta picassiana che nasce dall'arte africana e che ha una destrutturazione della pittura. Pensate a Freud. I primi anni del Novecento sono stati anni dove si è totalmente destrutturata una serie di convinzioni della nostra modalità di leggere la realtà. E la proposta freudiana l'ha destrutturata esattamente proponendo che i vissuti non sono i fatti, ma possono essere anche talmente lontani dai fatti da creare una nuova realtà psichica, per esempio la realtà psichica dell'inconscio. Dell'inconscio come modo di essere della mente, non come ricettacolo dei pensieri cattivi di cattolica origine come noi l'abbiamo immediatamente tradotto, non c'entra niente. Sì, arrivo. Sì, non va. Anche una fleboclisi? Volevo adesso leggervi due esempi clinici. Il primo l'ho tratto da un lavoro che si chiama La clinica psicoanalitica contemporanea ed è estratto dalla rivista di psicoanalisi dell'ultimo numero del 2015 della rivista di psicoanalisi. L'ho tratto perché la psicoanalista che scrive, che io stimo molto, che scrive questo resoconto clinico, è una psicoanalista che scrive il resoconto clinico non di una tranche di lavoro psicoanalitico, ma dall'ora di consultazione che questa psicoanalista dedica per situazioni cliniche che non sono poi usualmente esitanti in un trattamento psicoanalitico, dice il resoconto. Illustro brevemente un esempio clinico. Un uomo dell'età di mezzo, con un forte senso di responsabilità verso la moglie, i figli e il lavoro, decide di separarsi per dare spazio alla relazione passionale con un'altra donna, pure sposata con figli, che vive lontano. Viene con urgenza a chiedere una consultazione, preoccupato per il fatto che gli è capitato di avere comportamenti violenti con quest'ultima, in uno stato di non consapevolezza. Come si possono avere comportamenti violenti in uno stato di non consapevolezza? Molto spesso è una scusa per dire l'ho ammazzata ma non sapevo cosa stavo facendo, ma comunque non, lasciamolo lì però. Ne è profondamente spaventato. Ascolto quest'uomo grande e grosso che a stento riesce a essere contenuto nella poltroncina del mio studio a lui destinata e attraversa la mia mente una sequenza nella quale immagino che mi potrebbe distruggere con un man rovescio.
passano in rassegna nella mia mente come nella parata delle forze armate ai fori imperiali del 2 giugno tutte le possibili interpretazioni di contenuto, senso di colpa per l'abbandono della moglie proiettato sulla partner, relazione perversa sadomasochista, autopunizione per il tradimento ricercato con i rischi di denuncia penale, rabbia verso la madre che ha sempre sopravvalutato i fratelli, eccetera. Aspetto, cercando di non precipitarmi a evacuare interpretazioni per liberarmi dall'ansia che il paziente mi ha trasmesso, di non rifugiarmi in consigli di essere cauta, di natura supportiva, consigli che il paziente è in grado di formulare da solo. Mi raccomando, non faccia sciocchezze, ecco, queste dimensioni che noi continuiamo a chiamare supportive, sarebbero puttanate, ma comunque è molto meglio dire supportive perché è politically correct, diciamo, da un certo punto di vista. Oppure di non evitare, si consiglia alla persona, il problema della violenza che irrompe in seduta dando l'indirizzo di una collega psichiatra che può spegnere l'incendio con una prescrizione farmacologica. Questo è un aspetto bellissimo di come si utilizzano spesso i colleghi psichiatri come pompieri rispetto a tutto ciò che di angoscioso ci viene proposto nell'ambito clinico. Mi metto in una posizione emotiva di ascolto dell'ansia acuta del paziente, delle mie emozioni e associazioni fluttuanti, utilizzo il problema principale che mi ha portato e che anch'io ho sentito cogliendo al volo le differenze di stazza tra il paziente e me, sia sul piano fisico sia su quello del contenimento delle emozioni, la paura. Vedo in lui un uomo spaventato che ha bisogno di un punto di riferimento che non gli bastano l'autocritica e il senso di colpa. Gli dico che è lui che ha bisogno di tutela, come un animale spaventato che si sente irretito in una relazione a cui non può sfuggire, quella con l'amante che lo imprigiona con la passione, quella con la moglie saggia che lo lega con la responsabilità verso di lei e i figli, quello con la madre che lo cattura con il non apprezzamento, quello con l'analista che ha appena consultato e che teme lo ingaggi in un rapporto senza fine. Anche questo è un aspetto interessante. E allora cerca una via di uscita con azioni disordinate e disperate. Gli propongo alcuni incontri in cui approfondire la questione nel contempo. Gli fornisco un kit di sopravvivenza alternativo all'azione violenta che si scatena in lui all'improvviso come una tempesta, un kit costituito dalla possibilità di chiamarmi sul cellulare se scatta l'emergenza. Telefonare è pur sempre una forma di azione, talvolta anche violenta, se avviene per esempio all'improvviso di notte o nei giorni di festa. La psicoanalista riferisce di questo evento come se si trattasse di un sogno implicito. Ma in realtà questo paziente porta agiti fatti di comportamenti violenti nei confronti della donna con la quale ha una relazione passionale. Una relazione che porta entrambi, presi dall'attrazione reciproca, alla decisione di rompere il loro legame matrimoniale per dare inizio a una nuova relazione, agiti inoltre che caratterizzano, almeno in parte, la nuova relazione passionale. L'uomo in questione, in altri termini, porta all'analista che vede nello spazio di consultazione un problema di relazione, non un problema che si possa esplorare entro la dinamica intrapsichica. Le ipotesi che fa tra sé e sé l'analista e che chiama interpretazioni di contenuto concernono il senso di colpa, la relazione perversa sadomasochista, l'autopunizione per il tradimento ricercato con i rischi di denuncia penale, la rabbia verso la madre che aveva preferito i fratelli.
È interessante notare che il senso di colpa proiettato sulla partner è colpa sua se mi trovo ad abbandonare moglie e figli, quindi aggredisco la portatrice della colpa proiettata, non è un fatto intrapsichico, come ben sappiamo. Il senso di colpa è sempre un evento relazionale. E lo sa chi, per esempio, ha amici, parenti o conoscenti che propongono il senso di colpa. Perché il senso di colpa è peggio dell'acido solforico nella destrutturazione delle realtà relazionali. Il senso di colpa non è mai un fatto intrapsichico. Ma la relazione perversa è esplicitamente una relazione. Se ne parla in un modo diretto. L'autopunizione è sempre un fatto relazionale. La persona che si autopunisce cerca una relazione punitiva, cerca un magistrato, cerca un vicino di casa che lo denunci. Per esempio, chi picchia sa sempre che c'è qualcuno che chiamerà i carabinieri o che lo denuncerà per l'attività violenta. La rabbia, è un'emozione che non ha senso in sé, che ha senso solo nell'ambito di una relazione. Tutto questo comporta anche un possibile riesame della cosiddetta paura, una paura scatenata nell'uomo dal vissuto di impotenza. Dice il testo del caso, l'azione violenta si scatena quando ha paura perché si sente senza via di uscita e allora deve fare qualcosa per sfuggire alla passività claustrofobica che lo sovrasta. L'impotenza e il sentirsi senza via di uscita sono emozioni intrapsichiche o possono più utilmente essere considerate quali esempi di una dinamica collusiva relazionale? Questo interrogativo mi sembra pone anche alcune questioni di grande rilievo nella clinica psicologica. Il sentimento di impotenza viene spesso descritto a partire dai lavori di Fromm, pubblicati negli anni 30, come una connotazione personale, individuale, descritta sintomatologicamente con apatia, ansia, collera, inquietudine, rassegnazione, passività. Viene anche descritta come impossibilità di affrontare in modo efficace la situazione problematica della vita o le difficoltà che la vita comporta. In questa prospettiva si può soffrire di un sentimento di impotenza come si può soffrire di un calcolo renale o di un'epatite virale. No. Il sentimento di impotenza concerne sempre una relazione. Ci si sente impotenti entro una relazione. Al di fuori della relazione, il vissuto di impotenza perde di senso. L'evoluzione del contesto può far assumere alla relazione connotazioni tali da dare un sentimento immanente di senso di impotenza. Il figlio cresce e la relazione di controllo esercitata dal genitore sul figlio si rende impossibile. Qui è l'impossibilità del controllo che motiva il vissuto di impotenza. Anche la paura evocata dal senso di impotenza è un'emozione che si può analizzare entro la relazione. Ho proposto il caso clinico proprio per un motivo specifico. Si tratta di una situazione ove l'analista si trova confrontato con agiti preoccupanti, agiti riportati nella relazione con l'analista come problema di difficile, se non impossibile, controllo da parte del paziente. Vi invito ora a una seconda casistica, poi vedremo di trarne le conseguenze insieme. È il resoconto, si chiama il caso di Francesca, è il resoconto di una allieva del primo anno
della scuola di specializzazione che noi teniamo a Roma. Francesca è una donna di 42 anni, già da molto tempo seguita dal servizio psichiatrico di una ASL della capitale. Ha una doppia diagnosi, ritardo mentale lieve e psicosi depressiva. Di lei si dice che, tenetele a mente, ritardo mentale lieve e psicosi depressiva. Di lei si dice che abbia lo stesso carattere della madre. Quest'ultima è morta quando Francesca aveva 17 anni, gettandosi dalla finestra della casa nella quale Francesca attualmente vive con il padre di 80 anni e un fratello di 45, che d'ora in poi scompare, il fratello. Lavora da una decina d'anni presso gli uffici della segreteria di un'università romana. Si tratta di un'occupazione ottenuta grazie a un progetto di inserimento lavorativo della ASL. A Francesca è stato assegnato un servizio di assistenza domiciliare che viene svolto in accordo con il padre e Francesca il venerdì pomeriggio e il sabato mattina per un totale di 6 ore settimanali, coerentemente con gli impegni lavorativi di Francesca. L'assistenza domiciliare ha rappresentato un importante traguardo raggiunto dai servizi sociali che la seguono rispetto a un precedente atteggiamento di chiusura circa questa assistenza da parte della famiglia. Il servizio di assistenza domiciliare è stato affidato ormai da qualche anno tramite l'ASL, la cooperativa presso la quale lavoro. Da quasi 4 anni seguo Francesca, questa allieva si è laureata 6 anni fa, quindi anche se è al primo anno, per cui da psicologa, segue Francesca da 4 anni, alternando la mia presenza con quella di altre 3 colleghe. Di lei mi è stato detto che era una persona tranquilla, che però andava controllata in quello che faceva. Bisognava stare un poco attenti a lei, almeno questo chiede il padre, per una serie di eventi a lei legati che in qualche modo davano ragione di ciò. Mi è stato riferito del timore che Francesca potesse avere le stesse inclinazioni suicide della madre. La cooperativa seguiva ormai Francesca da 5 anni e quando la incontro apprendo delle sue abitudini di andare in giro per negozi con le assistenti, nell'idea di interessarla a qualcosa, nel renderla capace di fare acquisti, conoscere i prezzi, eccetera. Così anch'io per lungo tempo ho portato in giro Francesca. Anche se lei non si dimostrava interessata a questo e controllava, ancor prima del prodotto da comprare, il prezzo ad esso assegnato secondo quanto il padre le aveva suggerito di fare. Ho assecondato questo vagare per negozi che percepivo senza senso, attenendomi in questo a una prescrizione che sentivo tuttavia utile e necessario assecondare. Questa attività, per quanto fosse motivata da un obbligo conseguente a una fantasia di controllo, sembrava essere l'unico modo per poter dare un contenuto alla relazione con Francesca e con il padre. Provo a chiedere a Francesca cosa le piacesse fare, ma ogni volta si rimetteva a quanto le poteva pensare per lei in una sorta di inaccessibilità. Ricordiamo che il padre di Francesca, ogni volta che è al lavoro e molto spesso, dice a noi cosa dobbiamo fare con lei, rendendo difficile capire se Francesca desideri realmente quanto il padre propone, pianificando di fatto i nostri incontri di assistenza domiciliare. Ci troviamo confrontati con una sorta di confusione tra Francesca e il padre. Penso che non sia utile dividere i due, quanto piuttosto entrarci in rapporto. Tale ipotesi è questione attuale, recente. In un primo momento sento di aver collusivamente accettato una forma di controllo ed agito tale fantasia portando in giro Francesca, o anche il padre, mi verrebbe da dire. Comincio a pensare che il padre, attraverso Francesca, comunichi i suoi desideri o quanto a lui piacerebbe fare, non potendo dare loro voce, e utilizza per questo Francesca. Comincio a pensare che siano importanti i desideri del padre quanto quelli di Francesca,
mi chiedo come posso trattare tale questione, come poter utilizzare lo spazio o il setting dell'assistenza per questo fine. Qualche tempo fa propongo a Francesca la possibilità di scegliere alcune attività da fare, gliene propongo alcune e lei si dice interessata. Le propongo di andare a vedere una mostra o di andare a mangiare qualcosa insieme per cena, l'ipotesi che ho in mente è di condividere qualcosa di piacevole insieme. In entrambi i casi, per svolgere questa attività, dico a Francesca che ci sarebbe stato bisogno di avvisare la cooperativa per chiedere un cambio di orario. Solitamente è il padre che chiama al posto di Francesca per avvisare per ogni cambiamento, ma questa volta chiedo al padre e a Francesca che sia Francesca ad avvisare la cooperativa. Discuto di questa eventualità con il padre e Francesca assieme. Nel successivo turno di assistenza ricevo un cambio di orario e apprendo dalla cooperativa che Francesca aveva telefonato con mia grande felicità. Quando vado da Francesca per l'assistenza trovo il padre furioso. Apprendo che Francesca aveva sì avvisato la cooperativa e chiesto un cambio di orario, ma senza dire nulla al padre, senza condividere questa scelta con lui. Qui succede il finimondo e Francesca ha reazioni di pianto e di rabbia, il padre inveisce contro Francesca e contro questo evento che l'aveva portato a sentire che non aveva più il controllo della situazione. Alcune riflessioni su questo resoconto. Se si guarda a Francesca e alla sua diagnosi di ritardo mentale lieve e psicosi depressiva, sembra sensato, anche se palesemente inutile, l'intervento di assistenza domiciliare, volto a portare a spasso e a far fare cose a Francesca. Il mondo dell'assistenza è fittamente popolato da interventi e iniziative di questo tipo. Operatori non meglio specificati nella loro competenza, impegnati nell'assistere ad litteram qualcuno al quale è stato assegnato una quantità di ore per l'assistenza. L'etimo della parola assistenza, ad presso, sistere, fermarsi, che deriva dal raddoppiamento della radice stare, ha come senso lo stare presso qualcuno senza fare nulla, senza prendere parte, ma solo per vedere, udire. In senso traslato vale anche stare presso qualcuno per aiutarlo, soccorrerlo in qualche modo, essergli di giovamento, ma in modo aspecifico. Una parola assistenza usata spesso abusata per indicare lo stare vicino a una persona senza obiettivi e senza competenza. Obiettivo e competenza che sarebbe di contro utile a definire il senso di questa presenza assistenziale. Gli esempi di tale attività assistenziale senza senso sono innumerevoli. Dalla scuola alla famiglia, ai contesti sociali più diversi, sembrano moltiplicarsi le occasioni per l'incremento di un'attività volta a rassicurare e mobilitare persone per fare qualcosa nell'ambito delle situazioni difficili di convivenza. Si pensi ad esempio, questi sono termini del Lazio, all'assistente educativo culturale che sta di supporto all'insegnante di sostegno nelle scuole elementari o all'assistente specialistico che sta di supporto allo stesso insegnante nel caso delle scuole superiori. Ma questo è il senso del resoconto in questione. L'assistenza può rappresentare un agito emozionale problematico, anche se i problemi che l'assistenza solleva non sono esplicitamente voluti da chi gestisce l'assistenza stessa. Nel caso di Francesca, infatti, l'assistenza contribuisce a rafforzare la dinamica collusiva tra il padre e Francesca, volto al controllo di Francesca e alla mortificazione di ogni sua possibile iniziativa. La collusione tra Francesca e il padre, questo è il problema assistenziale che lo psicologo incontra.
un problema che limita l'autonomia decisionale e la consapevolezza desiderante di Francesca, così come incrementa l'angoscia del padre e il suo bisogno di controllare la figlia. Nel timore misto a desiderio potremmo ipotizzare che anch'essa possa togliersi la vita come fece la madre di Francesca molti anni prima. La psicologa si trova confrontata con una relazione collusiva, dunque, fondata sulla passività rinunciataria di Francesca, che poi passa per depressione, e sull'intrusività controllante del padre, un padre depressivo-genico, si potrebbe dire in un'ottica vecchio stampo. Se si smette di guardare alla singola persona con diagnosi e si guarda alla relazione quale è il luogo del problema, l'assistenza può assumere una connotazione sensata, ovvio obiettivi e competenza trovano una loro definizione. Più in generale, la dinamica collusiva può dare senso a tutti quei casi ove l'agito collusivo confronta lo psicologo con relazioni problematiche, non con dimensioni diagnostiche riferite al singolo individuo. Si pensi all'uomo grande e grosso che agisce comportamenti violenti con la donna dalla quale è attratto passionalmente. Qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, perché, vedete, noi siamo un paese cattolico e anche se non siamo magari impegnati da un punto di vista tendenzialmente cattolico. E c'è un punto su questo che è molto importante. Quando c'è attrazione, c'è desiderio. Ma ricordiamoci che l'attrazione ha un tempo definito. Io non ho mai conosciuto attrazioni che duravano 40 anni, 50 anni. L'attrazione comporta un desiderio, compreso il desiderio sessuale. Se per qualche motivo culturale l'attrazione che porta al desiderio sessuale deve essere controllata, per esempio il matrimonio consente quel tipo di controllo che porta le persone a trasformare il desiderio sessuale in un vincolo. Che succede? Che se una relazione è fondata sull'attrazione, con Rosa Maria Paniccia abitiamo a Trastevere, compaiono le canottiere e le ciabatte. E insieme con le canottiere e le ciabatte compaiono le violenze. Il vero problema di un legame affettivo non è la passionalità attrattiva, è la capacità di costruire, anche grazie a questo, delle dimensioni terze sulle quali organizzare un rapporto. Ma costruire una dimensione terza sulla quale, e guardate che quando dico dimensione terza non penso banalmente o non banalmente solo al figlio, penso agli interessi, penso a tutte quelle dimensioni che fanno sì che un rapporto diventi un rapporto interessante, che può durare anni, può durare una vita. Se manca questa capacità culturale di costruzione della cosa terza, finita l'attrazione, si sente l'odore del soffritto. E l'odore del soffritto, tranne a Napoli che è un'arte, ma l'odore del soffritto altrimenti diventa una cosa drammatica. Allora, proviamo a pensare per un attimo che cosa succede nel caso dell'uomo grande e grosso. Provate a pensare che quell'uomo grande e grosso avesse vissuto, non ce lo dice nel resoconto la persona, ma lo possiamo ipotizzare,
avesse vissuto un rapporto clandestino con questa donna lontana, un rapporto fondato sull'attrazione, un rapporto clandestino che in qualche modo ha tutto il sapore del lume di candela. Sto usando stereotipi, evidentemente. E che poi avessero deciso di uscire dalla clandestinità per organizzare un rapporto formale. È possibile che quella perdita del rapporto clandestino e quella necessità legata alla responsabilità, legata alla capacità delle due persone di essere responsabili rispetto ai legami familiari, li avesse portati a una decisione vincolante che in qualche modo lasciava un vuoto, lasciava il vuoto del rapporto clandestino. In quanto vuoto del rapporto clandestino, poteva comportare rabbia, aggressività, violenza. Una violenza non voluta, ma una violenza che era legata al tipo di ingresso in un mondo del limite e dell'obbligo rispetto a un mondo della libertà trasgressiva e sognante. Molto spesso noi troviamo che questa uscita dalla clandestinità nei rapporti affettivi comporta problemi di rabbia e di violenza, fino ad arrivare al parossismo. C'era una situazione nella quale due un uomo e una donna sposati e poi separati, si erano separati per poter vivere insieme un rapporto clandestino che non fosse più quello quotidiano, essendosi entrambi uniti con altre persone con le quali, voi capite la perversione a cosa può portare nell'ottica di questa contrapposizione. Più in generale possiamo affermare che un dato comune alla quasi totalità delle situazioni ove la relazione è il luogo del problema posto allo psicoterapeuta o allo psicologo è il fallimento di una relazione collusiva e la reazione a tale fallimento collusivo. Qual è, per esempio, l'esito del problema di Francesca? L'esito, la seconda parte. Francesca, dopo il conflitto violento con il padre in presenza della nostra psicologa, Francesca un giorno chiede alla psicologa di andare a vedere una mostra di Barbie che si sta facendo a Roma. Vanno a vedere la mostra di Barbie e il padre, per la prima volta, invece che insinuarsi dentro la relazione con Francesca, quando tornano dice: io sono stato qui tutto solo. Francesca ricorda che Barbie era la bambola che le aveva regalato la madre e che i vestiti di Barbie forse da qualche parte nella casa ci sono ancora. Voi sapete anche che Barbie è una bambola specifica che rappresenta la donna sessuata, non Cicciobello, ma un altro modo di rapportarsi delle bambine alla figura femminile. Il padre a quel punto comincia a raccontare alla psicologa che lui, quando era più giovane, aveva molte donne. Era un uomo che aveva successo con le donne. E dice la psicologa: ho avuto la netta impressione, la psicologa è una bella ragazza, giovane, aveva avuto l'impressione che questo padre ci volesse provare anche con lei. Allora capite, Francesca, succube del padre controllante, viene portata in giro per ordine dei servizi sociali. Si comincia a lavorare sull'autonomia di Francesca,
Il primo atto di autonomia di Francesca è trasgressivo, il secondo è fondato sulla memoria del rapporto con la madre. Il padre non ce la fa e si propone come uomo, non più come padre controllante, ma come un uomo che recupera una sua identità maschile, se volete anche deformata, ma in qualche modo diversa da quella del controllo con Francesca, e sposta la sua attenzione da Francesca alla psicologa. Voi capite qual è l'elaborazione del rapporto nel momento in cui si smette di portare a spasso Francesca? Allora, io credo che questo sia il punto di quello che io volevo comunicarvi. Cioè, passare dai singoli individui alla relazione implica la rivalutazione, la riqualificazione di questo tipo di rapporti e di competenza. Ieri sera si parlava, per esempio, di un nostro, qui finisco, di un nostro allievo che va a fare tirocinio in un reparto di oncologia, e nel reparto di oncologia vede la paura delle persone. Vede la paura delle persone e vede anche questa situazione di controllo di questa paura attraverso tutta la problematicità del rapporto con i medici. Voi sapete che i medici oncologi sono tra le persone più drammaticamente soggette al burnout e a tutta la problematica del rapporto con la propria funzione sanitaria, in quanto hanno spesso scarse probabilità di successo nella funzione di guarigione. Questo, quello che gli dicono è: osserva quello che succede. A un certo punto questo bravo psicologo la smette di osservare o di fare assistenza e chiede di poter andare in giro il pomeriggio, quando non ci sono più i sanitari deputati, per parlare con i pazienti e con i loro familiari al letto dei pazienti. Con perplessità il primario gli concede questa possibilità e questo si mette a fare il cosiddetto giro come va. Cioè, come va? Passa per i singoli letti e chiede come va. Gli avevano detto: in 3 minuti te la cavi. Al primo come va, dopo 2 ore era ancora lì che cercava di distaccarsi dal paziente e dai familiari del primo come va. E quindi comincia a parlare con queste persone che hanno lo spazio per esplorare le loro angosce. In rapporto a che cosa? Ma in rapporto al sistema sanitario. Perché lui rappresentava il primo elemento del sistema sanitario che si interessava a loro invece che fare diagnosi, prognosi e terapia. E il clima di compliance, il clima di vita del reparto cambia. I medici si rendono conto che le persone sono più in grado di aiutarli nella terapia, sono più capaci di collaborare col sistema sanitario terapeutico proprio grazie a questo tipo di esperienza che stavano facendo con lo psicologo il pomeriggio. E raccontavo ieri sera, c'era un paziente che era l'unico che si era sempre rifiutato di parlare con lui. Lui aveva capito che questa persona ascoltava attentamente quello che dicevano tutti gli altri, ma questo paziente, che non aveva familiari, era solo, se ne stava zitto e non voleva parlare con lui. Un giorno, nel letto vicino a questo paziente, che potremmo dire refrattario, viene un nuovo paziente. Il nostro collega fa il giro
arriva il nuovo paziente e gli chiede come va. Questo è un po' perplesso e imbarazzato. Allora, quello che non aveva mai parlato, gli si rivolge e dice: parla, parla, guarda, questa è una brava persona, questo ti aiuta. Capite? Capite quando si sta attenti alle relazioni che succede? Allora, io penso che c'è una dimensione di competenza, io la chiamerei, anzi, la proposta Rosa Maria Paniccia, io mi ci sono accodato, la chiameremmo competenza collusiva. È la competenza a trattare collusivamente dei problemi di fallimento collusivo che le relazioni portano. Per esempio, l'assistenza domiciliare, l'assistenza specialistica nelle scuole superiori, gestite a Roma dalla provincia di Roma, ci commissionò la provincia di Roma una ricerca per vedere come erano vissuti da operatori, insegnanti, assistenti sociali, eccetera, questo tipo di servizio. Ed emerse da questa ricerca che l'unico elemento che dà soddisfazione è quell'elemento, che quel modello culturale dell'intervento che tratta i genitori come committenti del lavoro. Voi sapete che con i decreti delegati milioni di anni fa i genitori sono stati inseriti nella gestione della scuola, ma spesso in una chiave politicizzata, tra virgolette, anche se in Italia le virgolette si possono anche togliere. I genitori dei ragazzi disabili hanno altri tipi di committenza. Non è la funzionalità della scuola, è il rapporto tra scuola e ragazzi. Per esempio, molti genitori tendono a negare la disabilità del ragazzo. Molti genitori tendono a vedere i servizi che la scuola fanno come insufficienti per poter portare il ragazzo o la ragazza alle stesse situazioni degli altri ragazzi della scuola. Allora, piccolo caso, c'è una ragazza assistita come assistente specialistica da una nostra allieva che se la fa sotto i 18 anni, se la fa sotto, e tutto il problema era chi deve cambiare la ragazza e pulire. Ne parliamo con questa nostra collega. E questa nostra collega si rende conto che questa ragazza non è che se la fa sotto punto e basta, se la fa sotto punto e basta per chi la deve pulire. Ma se si guarda la ragazza, se la fa sotto ogni volta che si sente ignorata. Quindi farsela sotto è un messaggio. Freud, di Chi diventa rosso, diceva: si illuminano come lampioni perché vogliono fare luce. Beh, questa faceva luce a modo suo, se vogliamo, in qualche modo. Nel momento in cui ci si rende conto che è un messaggio relazionale, che quell'evento va iscritto dentro una relazione, si può cominciare ad avere elementi per poter intervenire sulla relazione. E per esempio, questa ragazza ha trovato altri sistemi di comunicazione della propria paura di essere isolata che non siano questi, più adatti e più accettabili dal rapporto con gli altri. Io penso che potremmo andare nelle più varie situazioni, ma io penso che se noi cominciamo a porci il problema formativo di come formare le persone, anche, io non sto escludendo altre dimensioni, non sto dicendo no l'ABA o no altre cose, sto dicendo se noi riusciamo a integrare il nostro processo formativo anche alla competenza a trattare le dinamiche collusive fallimentari,
e a organizzare interventi volti a ricompensare questi processi, forse la psicologia può trovare quel tipo di utilità inserita nel tessuto sociale più ampio dai più diversi aspetti organizzativi, che io penso può far sì che non sia più vero che essere in 100.000 è essere in tanti. Il problema è come utilizziamo le competenze in rapporto alla domanda. Non siamo troppi, dobbiamo ridurre il nostro numero. Grazie. Grazie, grazie. Non è che ci sia tanto altro da dire se non un grazie e voglio esprimere il senso profondo di gratitudine che sento nei tuoi confronti, Renzo, per averci portato il tuo contributo anche questa volta. Vedi, ti avevo detto all'inizio, sono venuti anche gli studenti per sentire quello che tu avresti detto. E quindi sono tantissimi gli spunti che sono venuti fuori da questa relazione e penso che moltissimi dovremo approfondirli. Io credo che come ordine credo che daremo vita a dei gruppi di studio su queste giornate per approfondire quello che stiamo dicendo, che abbiamo detto finora, che hai detto soprattutto tu finora.